ieri pomeriggio siamo andati a fare una spesa che non era assolutamente prevista. Io adesso stavo cercando di recuperare le cose che avevo messo nel frigo, se mi ricordo quali erano. Praticamente siamo andati all'MD, all'Eurospin, da Tigotà era prevista, cioè almeno per quanto mi riguarda, da Tigotà dovevo prendere delle cose sicuramente. Un negozio di surgelati, però lì non ho preso nulla. E adesso volevo farvi vedere insomma che cosa ho preso partendo dall'MD, perché è il negozio in cui siamo stati prima. Però stavo cercando appunto di recuperare tutte le cose. Allora, questa è la busta che mi ero conservata. Avevo lasciato, se non sbaglio, anche lo scontrino. Così vi dico anche i prezzi. Ok, magari dallo scontrino, leggendo lo scontrino, potrei vedere che cosa avevamo preso. Ok, questo lo devo andare a prendere di là. Allora, parto magari col farvi vedere le cose che ho qui e poi se mi ricordo qualcosa la vado a prendere. Innanzitutto stamattina è venuta mia cugina a trovarmi e mi ha portato, adesso queste stanno chiuse con lo scotch, comunque dovrebbero intravedersi, mi ha portato le tagliatelle con alga spirulina, queste qui. Che tra l'altro io già conosco perché gliele avevo consigliate io, ma ha detto che non se le mangia alla fine, preferisce mangiare la pasta normale e a me invece piacevano veramente tantissimo. Queste si trovano da Natura Sì e sono veramente buonissime. Tra l'altro sono ad alga spirulina, ma non è che si sente chissà quanto questa alga spirulina. E queste me le farò sicuramente domenica se mangio qua, se no ce le mangiamo qualche giorno la settimana prossima che pranzo insomma a casa, quando pranzo a casa. E queste adesso non mi ricordo il prezzo perché appunto non le ho prese io, però vengono sicuramente più di 2 euro sicuramente. Allora partiamo con le cose dell'MD. Innanzitutto ho preso questa che non c'entra niente con la roba da mangiare, ma era bellissima. È perché non mi vengono i nomi? Una cosa, insomma, per fare la crostata. Mi piaceva tantissimo perché così di questa misura, diciamo, non ce l'avevo. Questa è da 24 centimetri e mi piaceva tantissimo che fa parte della serie Shabby. Oltre a questo c'erano anche altre cosette, tutte della stessa serie, e costavano tutte, se non sbaglio, 2,99 euro. Adesso ve lo dico subito. Sì, 2,99 euro. E vabbè, fosse stato per me avrei preso tutto, però non ho voluto esagerare e quindi insomma ho preso solo questa che mi serviva veramente. E penso che la settimana prossima, se non questa, ma penso più la prossima, faremo anche una crostata proprio con questa, così la proviamo anche. E io adesso queste cose ve le faccio vedere e poi dove le metto? Vabbè, le poggio qua per il momento. Poi, sempre all'MD, questo lo prende il mio ragazzo, è la bevanda alla nocciola. Questa contiene acqua, zucchero, nocciole, riso, olio di riso, sale, stabilizzante con marigellano e senza glutine. Ogni tanto lo bevo anch'io perché è buono, non lo bevo tantissimo perché contiene lo zucchero, però questo latte comunque è buono, cioè questo latte non è un latte, è una bevanda alla nocciola. Questa viene 1,69 euro e la mettiamo qua. Poi io invece ho preso queste piadine che non avevo mai preso, ho trovato queste piadine integrali e ho visto gli ingredienti, non erano male. Farina integrale di grano tenero, farina di grano tenero tipo 0, acqua, olio extravergine di oliva, sale, aroma naturale. Insomma, gli ingredienti sono buoni e anche il prezzo mi sa che non era male.
4 piade integrali, 1,39 euro infatti vengono, sono 4. Sembravano di più, vabbè, sono 4 comunque. Non sono né troppo piccole né troppo grandi. E queste anche le proverò sicuramente settimana prossima, le inserirò nel menu settimanale da qualche parte. Poi qui ho preso sempre all'MD, questo lo prendo sempre ogni volta che mi finisce, il pesto di pistacchio. Io con questo pesto di pistacchio ho scemunito tutti quanti, ve lo dico, perché è buonissimo e costa 3,29 euro. Mi ricordavo che costava di meno, o l'hanno aumentato o mi ricordavo male io. Comunque questo mi piace perché contiene solo pistacchio, olio di semi di girasole, sale e pepe nero, quindi non c'è nient'altro, per questo mi piace. Si trova anche all'Eurospin, stessi ingredienti se non sbaglio, però non so perché, ma quello dell'MD lo preferisco rispetto a quello dell'Eurospin. E sempre qui nella busta c'è quest'altra cosa che ho preso, che è il riso basmati pronto in 2 minuti, cotto al vapore. Questo viene 1 euro. 1 euro, quindi viene poco. Di solito questi prodotti già pronti che vanno solo riscaldati vengono parecchio, cioè vengono almeno sulle 2 euro. Quindi è solo 1 euro, buono, non ci avevo fatto caso. Se ci facevo caso ne prendevo più di uno sicuramente. Io questo riso bianco di solito lo mangio quando sto male quando sto male di stomaco, che capita spesso. E però vabbè, capita pure che lo mangio quando non sto male, perché mi va il riso bianco, se no di solito mangio quello integrale. Facciamo una cosa, io adesso queste cose le metto qui nella busta, perché se no non si capisce più niente. Oppure potrei anche andarle a mettere a posto magari, quando queste cose vanno tutte di là. Però non ho finito con l'MD, vi devo far vedere ancora altre cose. Porto un attimo queste cose di là. Mentre invece questa fa parte sicuramente dell'MD, perché io la prendo sempre all'MD. È la mozzarella grattugiata senza lattosio. E questa secondo me la conoscono in pochi, perché il senza lattosio è scritto in piccolo qua sotto, quindi se non ci fate caso non lo sapete che questa è senza lattosio. E io con questa mi trovo benissimo a fare la pizza. Ciao Sara Margot89, benvenuta. Stavo facendo vedere la mozzarella che io uso sulla pizza quando faccio la pizza, perché spero che sabato faccia un po' più fresco, così magari rinizio a fare la pizza. Ciao France. E stavo dicendo che questa insomma è senza lattosio e io la prendo sempre all'MD perché mi piace tantissimo, è veramente buona. E costa, adesso vi dico quanto costa, 1,99 euro. Allora, pure se non la uso questo sabato, va bene anche per sabato prossimo magari, perché tanto scade ottobre, per questo l'ho presa. Francia, sei in macchina? Dove sei andato? La mozzarella senza lattosio è top, io con questa mi trovo veramente bene. E la trovo solo all'MD, perché avevo provato una invece del Conad, però non mi era piaciuta come questa. E poi sempre all'MD ho preso questi, sono dell'MD questi, sì, questi 3 prosciutto. Prosciutto di Parma, perché all'MD costa poco rispetto alle altre parti. Il prosciutto di Parma viene 2,79 euro, mentre al Conad dalle altre parti meno di 4 euro se non sbaglio non viene, perciò quando vado all'MD faccio scorta praticamente. Troppo lungo da scrivere, ah giusto, sei in macchina, no, non scrivere se sei in macchina, mi raccomando, cioè stai attento. Sì, appunto, stai attento. E poi c'è stata questa cosa che ha preso il mio ragazzo, che non so se... No, questa mi sa che l'ha presa sempre all'Eurospin, quindi dopo questa. Come no aiuto.
Fatemi vedere un attimo, poi all'MD ho preso l'avocado, sì, che sta qui. Vabbè, l'avocado penso che lo conoscete tutti. E quanto l'ho pagato? 1,25 euro, ok, non veniva tanto l'avocado. Di solito anche l'avocado costa abbastanza. Portafoglio piange, piange sempre, soprattutto per il fatto che questa spesa non era prevista, non era proprio in previsione. No, 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 stasera ve lo faccio vedere dopo, stasera che cosa ci mangiamo. All'MD mi sa che non ci sta più niente se non sbaglio, vi ho fatto vedere tutto. I mini biscotti per il latte, il mio ragazzo se li ha già finiti tutti ieri sera e quindi non ve li posso far vedere perché una confezione ne aveva preso, giusto? E il resto... Sì, dovrei avervi fatto vedere tutto. Ok, l'MD l'abbiamo fatto. Che cosa erano buoni? Ah, i biscottini? Peccato che qualcuno se li ha spazzolati tutti e non li posso far vedere quali erano. Poi passiamo, dopo l'MD siamo andati all'Eurospin, se non sbaglio. Il latte l'ho fatto già vedere, il latte alla nocciola. Dopo l'MD siamo andati all'Eurospin. Allora, ecco la busta dell'Eurospin. Andiamo allo scontrino. All'Eurospin ho trovato questi mini burger di soia 100% vegetale. L'altra volta avevamo trovato invece i wurstel di soia, che erano buonissimi, cioè veramente buonissimi. Quindi, e questi dovrebbero essere della stessa linea, quindi speriamo bene. Questi venivano 2,39 euro, non venivano neanche assai per essere questo tipo di prodotti. E oltre a questi c'era anche un altro tipo di prodotto, però una cosa alla volta, proviamo prima questi. Sì, ti piace senza glutine, senza niente. Ma ci sono le spezie qua? Te lo dico subito che ci sta dentro: acqua, proteine di soia concentrate, oli vegetali, mais e cocco, aromi naturali, amido, patate e tapioca, proteine isolate di soia, fibre vegetali di agrumi, stabilizzante, lievito essiccato, estratto di barbabietola, sale e aroma. No, praticamente spezie non ce ne stanno, niente di particolare, né cipolla né aglio, quindi dovrebbero essere buoni. Sì, dovrebbero essere buoni proprio per questo motivo. Anche in quei Brustel che avevo preso non c'erano particolari spezie, a quanto ricordo. Per questo mi piacevano. Comunque li proveremo sicuramente anche questi settimana prossima, qualche volta magari a pranzo, così vi faccio sapere in diretta come sono. E sempre all'Eurospin. Questo non è assolutamente vegan. Ho preso la salsiccia con tacchino, suino e pollo. Perché è avanzata ieri come si chiama? La polenta. E quindi stasera ce la dobbiamo mangiare e abbiamo ben pensato di provare a mangiarla con la salsiccia. Vediamo che ci esce. Eh no, ma la colpa è tutta del mio ragazzo che ha iniziato a parlare di salsiccia, 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 mi ha fatto venire voglia. Stamattina avevo anche intenzione di tipo darla a mia mamma, ma non saprei come dargliela a mia mamma perché non la vedo. E quindi niente, me la devo mangiare io. E se la mangerà anche Francia, perché non è che me la mangio tutta questa qua. Quindi se la mangerà anche lui stasera in qualche modo, vede un po' lui. Io mi devo finire comunque la polenta assolutamente. Questa comunque quando veniva?
Questa veniva 450 grammi, 2,99 euro, anche questa comunque non veniva assai. Allora, un'altra cosa fresca, così metto anche questa in frigo, che ha preso il mio ragazzo, una cosa secondo me veramente aberrante, è questa crema di parmigiano reggiano gusto bruschetta. Beh, cioè solo a tenerla in mano. E questa viene 1,99 euro. Cioè qua dentro ci sta formaggio parmigiano reggiano DOP, latte, acqua, sale di fusione, miscela di erbe aromatiche, spezie, aglio, peperone dolce, basilico, cerfoglio in porzione variabile e sale. Beh, top, buona, no, assolutamente non buona. Sara, che ne pensa di questa cosa qua? Penso che anche lei sia d'accordo con me. Comunque questa adesso la rimetto subito nel frigo, anche perché sta scolando. E mi sa che le cose fresche sono finite. Ora controllo un attimo. Vabbè, i pomodori, ho preso i pomodori, vi faccio vedere i pomodori. Qua, insomma, i pomodori già ce li avevamo veramente, solo che al mio ragazzo tanto che piacevano, ha detto che tanto erano belli che li ha voluti prendere, perché venivano 2,99 euro, pomodoro datterino, sono parecchi. Sara Scam, sì, dove è andata a finire? Se n'è andata? E penso basta. Sì, adesso vi posso far vedere le cose nella busta. Allora, ho preso questi cereali muesli croccanti al cioccolato fondente e nocciola. Questi venivano 1,55 euro e sono 375 grammi. Gli ingredienti li ho presi perché gli ingredienti non erano male, non sono favolosi, c'è lo zucchero, sì, però non sono male assolutamente. Siccome di solito costano un botto questi cereali, insomma, li ho voluti prendere perché io me li metto nello yogurt di solito. E questi mi servivano proprio. Allora, poi sempre all'Eurospin ho preso la pellicola. Questa mi serviva assolutamente perché era finita. E questa costava, se non sbaglio, 99 centesimi. Forse. No. No. Pellicola 50 metri, 1,39 euro. Sì, no, 99 centesimi, mi ricordavo i cookie giallo che venivano 99 centesimi. Poi, sempre all'Eurospin, ho preso questa marmellata di mirtilli. Queste sono buonissime, sono bio, costano poco, certo dentro non ce n'è tantissima, sono 240 grammi, però costano solo 1,99 euro e sono bio. E gli ingredienti sono ottimi, perché ci sono solo mirtilli, zucchero d'uva, quindi non c'è lo zucchero, c'è lo zucchero della frutta, insomma. Vabbè, gelificante, correttore di acidità, acido citrico ed agricoltura biologica. E io comunque questa l'avevo già provata e mi piace tantissimo. Ah, non ci vai, quindi non te ne tiene. Vabbè, sì, caspita, devi andare a fare. Poi ho preso questi proteggi slip, che sono sempre di cotone biologico, che vengono 1,99 euro. Ma questi erano dell'Eurospin, giusto, stanno nello scontrino dell'Eurospin. 1,99 euro, questi anche mi servivano.
Poi ho preso questa puccia salentina che, come l'ho vista, mi ha ispirato tantissimo. Gli ingredienti non erano male, perché c'è anche il lievito naturale, non c'è il lievito di birra. Questa cosa mi aveva, insomma, attirato, mi aveva convinto a prenderle. E vengono 1,15 euro. E sono due, e queste si scaldano o in forno, ci vogliono 3-4 minuti, oppure in padella, cioè un forno in padella. Scarico, che vuol dire scarico? Che sei stanco? E poi l'ultima cosa, penso, dell'Eurospin. Mi sembra di sì. Sono questi succhi che ho trovato, erano nascosti, cioè queste cose fantastiche le nascondo, io non so perché, e sono delle bevande al riso, al gusto vaniglia, 100% vegetale, c'erano anche al cioccolato, senza zuccheri aggiunti. Gli ingredienti sono acqua, riso, olio di semi di girasole, carbonato di calcio, sale marino, aroma naturale di vaniglia, gomma di gelano, vitamina D, vitamina B12 e coloranti caroteni. Insomma, questi devono essere buoni, cioè io spero che siano buoni. E vengono 0,99, cioè solo 99 centesimi, fantastico. Allora, questi li metto un attimo qua. Adesso mangiamo e dopo vi faccio vedere, manca ancora la spesa del Tigotà. Allora, questa è la pasta al grano saraceno col pesto di pistacchi e a me piace veramente tantissimo. Allora, adesso mangiamo, voi avrete già mangiato, immagino, io ho fatto tardissimo anche oggi. Vediamo il Tigotà, ok? Se vediamo il Tigotà, dai. Le cose del Tigotà mi sa che erano rimaste tutte qua dentro. Comunque, poca roba, che chissà che ho preso. Tra l'altro i prezzi sono aumentati tantissimo. Sì, prima naturalmente ho fatto vedere quello che abbiamo comprato all'MD e all'Eurospin. Manca solo il Tigotà. Io sono raffreddore pazzesco. Come al solito, in piena estate. Allora, prendiamo... Qui c'è lo scontrino. Sì. Ma come il tampone, non ce l'ho il Covid, non ce l'ho il Covid. Allora, ho fatto praticamente la scorta di deodorante, perché comunque a Tigotà non è che ci andiamo chissà quanto spesso, nel deodorante usiamo solo questo, e quindi ne abbiamo presi tre, il Dove. Anche se questo è l'ingrediente del Dab, non sono per niente buoni, però è l'unico che funziona e quindi insomma non ne possiamo fare a meno. Ne abbiamo presi tre, cioè li ho fatti scegliere al mio ragazzo veramente. Vediamo che cosa ha preso, non li ho neanche guardati. Questo passion fruit e lemongrass scent, non so come si legge, comunque questo qui. Francia, sei stanco? Adesso ti puoi andare a riposare. Poi ho preso quest'altro, magnolia e lili, non so come si legge questa parola ragazzi, comunque magnolia. E quest'altro, praticamente pesca e lemon verbena. Vediamo un po' come sono queste profumazioni, non ne ho provata neanche una mi sa. No, o forse questa avevamo provato, non mi ricordo, ma mi sa di no. Eh sì, infatti hai preso quelli da donna. Vabbè, meglio per me. Questi vengono, non stavano in sconto purtroppo, spesso si trovano in sconto, ma ieri non stavano in sconto. 2,70 l'uno, un bel po'. Ora lo metto, come ora lo metto al lavoro, Naturalia? Ma sei stanco, poverino.
Facci sapere come sono che me lo vado a prendere. Ma che cosa? Il deodorante? Queste profumazioni? Il deodorante, sì. Va bene, poi vi faccio sapere. Seguitemi su Instagram, che sicuramente ve lo farò sapere magari su Instagram. Povero France, povero France. Naturalia lo ha messo al lavoro. Poi, questi sono del mio ragazzo, li prende sempre lui. Spammettino. Sì, basta scrivere. Ecco, bravissimo. Bravissimo. Poi il mio ragazzo ha preso questi shampoo che lui prende sempre, che sono shampoo per capelli grassi con estratto di achillea biologica. E questi sono vegani, tutti e due lo stesso, giusto? Sì, sono tutti e due uguali. Sì, Francesco è il mod della chat. Insomma, questi vengono 3,50 euro, pensavo di meno, sono della Ecos. Io in realtà con questi non mi trovo bene, il mio ragazzo invece si trova bene. A me sono degli shampoo troppo, lavano poco secondo me, per quanto mi riguarda. Forse per i maschi vanno bene, per le femmine io non li consiglio sinceramente. Anche tu ti trovi bene, li hai provati anche tu, Sara? No, io li ho provati proprio all'inizio, quando erano usciti tanti anni fa, e non mi erano piaciuti, non li ho presi più. Invece lui li prende sempre, ormai prende sempre solo questi, si trova bene e va bene. Basta che si trova bene lui. Poi invece io ho preso un bagnoschiuma, perché mi serviva il bagnoschiuma. È anche Naturalia, tra l'altro Naturalia tu hai capelli ricci, quindi immagino che con quelli proprio fanno cagare, ma dite che sono buoni come ingredienti. Ah, quindi neanche a te piacciono, cioè Francia tu te li prendi ma fanno, non ti piacciono neanche a te, cioè sta cosa non la sapevo. Vabbè che sei pelato, giustamente. Naturalia invece no, ha un sacco di capelli. Sì, sono neutri, però c'è di meglio, c'è di meglio. Secondo me potresti provare qualcos'altro. Adesso Attigotà non mi ricordo che cosa c'è, però magari potresti provare qualcos'altro. Comunque io invece ho preso questo bagnoschiuma alla mandorla dolce di Biolis Nature, con il 98% di ingredienti naturali, che viene 2,68 euro, perché forse era sconto, forse, non ne sono sicurissima, però forse era sconto. Non lasciano profumo, perciò ti piacciono, ma si vedono bene i prodotti, perché sto vedendo che c'è un po' di riflesso del sole. Attigotà c'è il mondo, io però tipo il shampoo Attigotà non ne trovo. Shampoo per me non ce ne stanno. Una volta mi trovavo bene, invece da un anno a questa parte che diciamo non ne trovo più di shampoo. Insomma, ci vorrebbe più ombra, ci vorrebbe più ombra. Aspetta un attimo. Vediamo così, ci si vede meglio. Insomma, ho chiuso la finestra, però. Mi dovresti mettere più vicino alla cam, magari? Il fatto che io non capisco. No, di qua c'è la chat, devo mettere di qua. Ecco. Abbassa la serranda. Vabbè, ora mi devo chiudere dentro. Vabbè, comunque, è questo. L'avete visto? Il prezzo ve l'ho detto, sì. Io adoro le cose alla mandorla, quindi spero che anche questo abbia un buon profumo. Poi ho preso... mi serviva il sapone per... Ma scusa, il detergente? Ah, eccolo qua, sta dietro, ok. Mi serviva un sapone per le mani. Io ho voluto provare questo con olio di oliva e aloe vera. Dovrebbe essere al profumo di peonia. Questo è vegan.
Il prezzo, se non ricordo male, non era basso. Che marca è? Meyers. 3,50 euro. Però sono 370 millilitri. Naturale l'ha presa al basilico. Io ho voluto provare peonia, boh, mi ispirava di più come profumazione. Che cosa, era straziante. Il prezzo di Tigotangelo. Sì, ho notato che hanno aumentato i prezzi. Perché tipo ho preso anche il detergente intimo, ne volevo prendere un altro che di solito prendo sempre, però costava un botto, cioè prima costava di meno e quindi non l'ho preso. Ho preso questo qui alla mandorla bio, che comunque ho già usato in passato, non mi fa impazzire perché se non ricordo male è un po' troppo liquido, però era quello che costava di meno, ragazzi. E questo viene della Bioteca Italiana, ma è, è detergente intimo, 2,99 euro, mentre invece quello che volevo prendere io veniva, se non sbaglio, 3,50 euro. E quindi insomma la scelta è ricaduta su questo. E l'ultima cosa, ho preso l'ammorbidente, questo della Winnis, ai fiori bianchi, perché ho anche lo stesso detersivo ai fiori bianchi, e questo viene 1,39 euro. Non veniva assai l'ammorbidente, sono 750 ml. E poi ci hanno dato il regalo questa pallina qui, che io pensavo fosse un portachiavi, in realtà non è un portachiavi. Questa si apre e dentro c'è, qui c'è scritto poncio, quindi adesso lo apriamo, o perlomeno cerchiamo di aprirlo, magari senza romperlo. Vabbè, ovviamente dopo aver fatto la spesa, ah, ecco qua, ce l'ho fatta, tipo una bustina dell'immondizia sembra. Allora, cioè io questo adesso se lo apro, poi qua dentro non lo intacco più dentro, giusto? Raga, è meglio che non lo srotolo, fatemelo riarrotolare. È tipo una busta dell'immondizia, però è un poncio. Pensavo era quella per i cani, ecco. No, è lo stesso materiale delle bustine dell'umido praticamente, e quelli appunto che si mettono, se non sbaglio, quando piove. Lo intacchiamo qui dentro, perché se lo apro del tutto, poi non ce lo metto, non lo riesco più a rimettere qua dentro. Questa è una bella plastica, la possiamo buttare. Tra l'altro, ieri, una cosa che mi hanno dato Francia e Naturalia, che non ho fatto vedere, mi sono dimenticata, adesso ve la faccio vedere. Ah, ok, vaniglia, hai sbagliato. Dove l'ho messo? Eccolo. Ieri mi hanno dato quest'acqua di cocco con mango. Devi far vedere qualche ricetta con l'avocado. Sì, assolutamente dobbiamo fare le piadine. Vediamo di farle settimana prossima, qualche volta a pranzo. Comunque mi hanno dato quest'acqua di cocco col mango, loro hanno detto che faceva pena. Ecco, a Sara comunque potrebbe piacere perché Sara ha i gusti particolari. Loro hanno detto che era imbevibile, anzi quasi quasi, adesso la proviamo in diretta così vi dico, ma accendo la luce perché mi sa che non si vede niente. E spengo quella dietro. O forse così si vede meglio, senza riflesso. Che ci faccio con questa? Adesso la assaggiamo. Vediamo che dice. Agitare prima del consumo. Fantastico, meno male che non l'avevo aperta. Fa schifo. Adesso la provo. Adesso la assaggiamo e vediamo com'è.
Ok, l'odore non è buono. Fa paura. Oddio, fa veramente schifo, porca vacca. Bah! No, è imbevibile. È imbevibile. Ve la potete pure riprendere. Fa schifo. Mamma mia. Bah! C'è l'acqua di cocco, è buona, ma questa... Bleh.